per una riflessione anche da quello che abbiamo sentito dal professor Carpentieri, sì, e la domanda è questa, dico la fissazione, la fissione per quanto riguarda la riflessione che ha fatto il professor Carpentieri, dico, questa fusione a freddo possiamo dire che si basa essenzialmente sul nickel e idrogeno? E se dovesse essere questa la convinzione, cioè dire che la fusione a freddo è nickel e idrogeno, perché, qual è, dico sinteticamente e con molta chiarezza anche per farlo comprendere a coloro i quali non sono dei tecnici, perché dovremmo sposarlo, cioè dire qual è sia l'utilità e la convenienza? Io premetto, sono soltanto un sperimentale, quindi modelli teorici, io non so, 150 per cui meglio non parlarne. Io ho fatto una serie di esperimenti con il nickel puro, e nickel puro senza nessun trattamento superficiale non ha mai funzionato. Ha solo funzionato quando sulla superficie c'era una serie di altri elementi opportuni. Vista la scarsa riducibilità del nickel puro, ho cercato delle leghe che mi agevolassero la vita. E per motivazioni teoriche, quindi ho fatto un po' teorico, sono aprire verso la costantana. Provato la costantana pura, non funziona. Se la costantana ha una geometria superficiale particolare, a dimensioni nanometriche, che già aveva scoperto Arata 20 anni prima, allora funziona. Quindi, nickel rame, nel caso nostro, costantana, la geometria è fondamentale, la geometria era la causa del diversi risultati, riferimenti di Takashi nel 91. Quindi sono tanti tasselli di un giallo, di un puzzle. Superficie, materiale opportuno, caricamento, esperimento nostro, finché l'assorbimento di idrogeno dentro la lega non ha superato un certo valore, non c'era calore. Poi, spontaneamente, senza cambiare nulla, è aumentato. Quindi vuol dire che un fenomeno similare, palladio, deuterio, senza avere i costi terribilmente alti e il controllo strategico del palladio. Attualmente il palladio c'era soltanto la Russia e Sudafrica. E qualcosa c'è in Australia. Quindi bisogna, anche se il palladio è comodo perché intrinsecamente funziona sempre, basta aspettare. Il palladio funziona sempre, deve una grande pazienza, 3 mesi, 6 mesi, carichi, ma funziona sempre. Col nickel no, bisogna lavorarci sopra. Noi pensiamo di aver trovato un modo semplice a basso costo. Ovviamente c'è un mare di lavoro da fare, è solo il punto zero. Tutto qui. Grazie professore, io la stessa domanda potrebbe essere rivolta al professor Roberto Germano per quanto riguarda, per sapere se la pensa o la pensa il nostro amico ricercatore, il professor Francesco Celani. Innanzitutto non sono professore, io sono l'amministratore di una società privata. Faccio gli auguri, ma non voglio farlo. Allora, di laurearsi il prima possibile, non voglio farlo perché io condivide la riflessione del collega. Allora, assolutamente, ma io direi qualcosa di più. Io ho una visione, innanzitutto sicuramente vanno unificate tutte queste visioni, assolutamente non ci devono essere sconnessioni, anzi io vado anche oltre rispetto a questo. Io sono un paio di anni che organizzo invece a livello effettivamente istituzionale una sessione in un convegno internazionale che si chiama Low Energy Coherent Systems, questa sessione, in cui in pratica ospito vari tipi di ricercatori, sia teorici che sperimentali, in questo convegno internazionale che si occupa di nuovi materiali per applicazioni, e quindi ho notato anche un notevole interesse rispetto a queste tematiche, diciamo, nuove in quel tipo di contesto. In cui, diciamo, il concetto che porto avanti è che di cercare di vedere praticamente tutti questi picchi a quale struttura sott'acqua appartengano. Cioè, per me c'è una struttura sott'acqua da cui questi picchi emergono dalle acque, e quindi alla fine scoprire questo nuovo continente
le cui prime basi sono state date, sicuramente tutti ammetteranno, come teorico, da Giuliano Preparata, che è riuscito a dare questo tipo di cose, e c'è bisogno di lavorare moltissimo, e le implicazioni vanno anche verso nuovi tipi di fenomeni, tipo l'effetto ossidroelettrico su cui abbiamo lavorato in Prometeo, abbiamo brevettato recentemente, in cui addirittura da semplici sistemi acquosi si estraggono correnti elettriche. Quindi diciamo c'è una grossa quantità di cose su cui lavorare, che condurranno anche effetti sulla chimica industriale. Noi abbiamo adesso una chimica industriale che inquina moltissimo, non fa come il corpo umano, che ha sostanzialmente usa poca energia e scarti biodegradabili, no? Viceversa, le industrie chimiche, è banale, producono scarti non biodegradabili, molto inquinanti, cioè perché l'efficienza delle reazioni chimiche che vengono non segue queste logiche che noi si cerca di approfondire. E questa è una tematica veramente per me immensa su cui lavorare. Grazie. Grazie. Una domanda si prevede di darmi una risposta rapida su questo argomento, ma possiamo ancora utilizzare la definizione che un po' di nickel insieme all'idrogeno danno quella reazione che si può chiamare fusione fredda e conseguenzialmente un nuovo tipo di energia? Sì, senz'altro, almeno penso sì. In Italia abbiamo due gruppi di lavoro che stanno ottenendo dei risultati molto importanti. Uno è il gruppo del professor Piantelli, che almeno al telefono mi ha confidato di aver raggiunto l'autosostentamento, quindi cioè prende produzione di calore senza emissione di energia elettrica dall'esterno. Poi abbiamo il professore Focardi, che insieme al generale Andrea Rossi addirittura dicono di essere quasi pronti a entrare nel commercio, quindi diciamo di avere già risolto non solo i problemi tecnologici, ma addirittura quasi i problemi di industrializzazione. Quindi c'è ancora da aspettare un altro po' per avere la certezza assoluta, diciamo, della realtà di questa tecnologia. Grazie professore Cassano, allora possiamo dire che un po' di nickel insieme all'idrogeno, tutto quello che abbiamo sostenuto in termini semplici, potrebbe dare questa reazione di fusione a freddo, e che potrebbe essere sicuramente, anzi è in alcuni casi, e qualcuno che già la applica per qualcosa di molto piccolo, potrebbe essere invece in un futuro qualcosa di molto più grande, che l'energia del futuro, cioè dire inquinamento zero a un basso costo. Se ci dovesse essere delle domande brevi ai relatori, per favore alzate la mano così li facciamo, se no poi concludiamo i lavori e diamo la possibilità al gruppo di lavoro di riunirsi e conseguenzialmente a preparare questo documento. Prego. Premetto, sono un ingegnere nucleare, ho avuto la fortuna di conoscere Giuliano Preparata 20 anni fa. Devo dire solo una cosa. Sì, ma anche quello così viene registrato. Stavo dicendo che sono un ingegnere nucleare, ho lavorato in Enel e poi in Sogin, come ben sa Roberto Germano, siamo amici da tanti anni, e ho avuto anche la fortuna di conoscere Giuliano Preparata una ventina d'anni fa. Quello che volevo dire è che al di là dell'enorme potenzialità di questa tecnologia, quando ero all'università ci facevo fare un piccolo calcoletto: in un litro d'acqua ogni 6.000 atomi di idrogeno ce n'è uno di deuterio, un litro d'acqua normale. Se tutto il deuterio di quel litro d'acqua venisse tolto e venisse usato per fare fusione, si avrebbe l'equivalente all'energia di 200 litri di benzina, cioè una macchina che teoricamente potrebbe andare avanti per 3 o 4 mila chilometri. Questa è una delle possibilità. E poi c'è delle cose che sono state studiate, per esempio dal professor Kerbrand, un grande studioso francese che è stato totalmente dimenticato, riguardo per esempio al fatto che ci potrebbero essere connessioni biologiche, il fatto che per esempio gli esseri viventi potrebbero trasmutare gli elementi a bassa energia, e faceva l'esempio della gallina che, se sta in un campo ricco di potassio e privo di calcio, fa ottime uova con guscio calcificato, il che farebbe pensare che la gallina a bassa energia, se non scoppierebbe, trasforma il potassio in calcio, come lui ritiene, molti elementi, diciamo, molte sostanze biologiche. Ci possono essere delle prospettive. Un'altra mia persona che ho conosco. Scusi, la domanda qual era? La domanda è, allora, sì, e a chi? Qualcuno
potrebbe, dato che si è parlato della correlazione tra il tra l'uranio impoverito e proietti usati per la guerra, dato che l'uranio impoverito non produce il morbo di Hodgkin, la domanda che è retorica è: ma non è che il morbo di Hodgkin viene prodotto proprio dal fatto che l'uranio impoverito in realtà è una fusione termonucleare, perciò i soldati che vanno sul campo di battaglia dopo l'esplosione di questi proietti sono soggetti alle radiazioni da fusione e fissione termonucleare? E questo chiude chiaramente in un attimo tutto. Volevo solo dire questo e fare la domanda retorica a chi eventualmente volesse rispondere. Grazie per la risposta, mi hai già dato. Ci sono altre domande? Prego. Volevo intervenire, prego. Sì. Pregherei domande. Sì, sono anche domande perché io. No, sono anche, devono essere domande che dobbiamo concludere con un quarto d'ora. Dunque, volevo semplicemente. Non riusciamo a concludere la storia. Si dice più volte che non c'è la spiegazione della fusione fredda. Volevo semplicemente dire che penso di avere una soluzione al problema della fusione fredda, ed è semplicemente collegato alla fusione dell'elettrone, all'annichilazione dell'elettrone, perché c'è una teoria che scrissi nel 94, che anche Celani e anche altre persone qui presenti conoscono, che in pratica assegna allo spazio, tramite la permeabilità magnetica e la costante dielettrica, la possibilità di contenere l'energia. Quindi la materia sarebbe una risonanza, sarebbe un'onda elettromagnetica stazionaria, e quindi il quanto di azione di Planck, adesso parlo in maniera tecnica, in pratica l'atomo non è una particella, ma è un'onda stazionaria. Quindi adesso non è, io non sono stato incaricato di parlare in questa conferenza, però lascio magari un paio di pagine a Francesco Celani o comunque a chi le vuole, in cui parlavo già nel 94 della fusione fredda e appunto di questa annichilazione, scusate che sono un po' emozionato, dell'annichilazione della fusione dell'elettrone. Non so adesso queste semplicemente questo era il mio intervento. La domanda è sì. Io sono disposto ad aiutare tutti, Francesco Celani lo sa. Anche Rossi lo sa, però vedo che siamo tutti fermi, perché alla fine Rossi ha chiesto semplicemente 1,5 milioni per una sua centrale. Basterebbero 1,000 persone, basterebbero 100,000 persone che vanno in uno stadio e il 10% del biglietto del pagamento per comprare una centrale e magari portarla a Piazza Venezia a far vedere che funziona questa centrale. Se è molto semplice la domanda è questa: perché non lo facciamo? Perché non lo facciamo? È questa che mi deve rispondere, scusi. Non lo so. E allora dico, quello che noi dobbiamo fare è quello che stiamo facendo, sia dire che stiamo cercando di informare il più possibile la gente, ma guardando dall'esterno e con gli occhi più limpidi possibili, per dare la possibilità di anche a chi ci guarda di essere sensibile a questi argomenti. Abbiamo detto che attraverso il lavoro che ha fatto la Zamparutti, quello che ho fatto io, quello che sta facendo l'onorevole Chiesa, e stiamo cercando di sensibilizzare il più possibile. Sembra che da parte del governo ci sia una disponibilità, anche se io dico già parentesi, questo è una donazione politica, non riconosco il governo, ma un altro tipo di argomento. Il governo ha la disponibilità di dire, di guardare con attenzione a questi argomenti. Allora faremo immediatamente un documento conclusivo fra qualche momento a poter inviare agli organi di stampa e anche al governo, e subito dopo mettiamo in atto tutta una serie di iniziative che ci porteranno a un convegno nazionale al mese di novembre, dove ci saranno presenti i relatori di oggi, tanti altri relatori che oggi non sono per una serie di moderazioni presenti, e alla presenza anche del governo, per cercare di trovare quei soldi possibili per mandare avanti questo progetto con l'obiettivo di vederlo realizzato il prima possibile. Pare che c'era un'altra domanda, prego. Domanda, pregherei. Sì, due bellissime domande. Infatti potevo anche farle, dai. Allora, due domande brevissime per il professor Carpentelli. Si è parlato di prevenzione dei terremoti e volevo capire di quale margine di tempo parliamo. Quindi questa è una propria curiosità. Invece rispetto a,
agli attacchi che sono stati fatti anche a lei personalmente, però diciamo rispetto alla teoria nucleare, se comunque è in arrivo qualche risposta appunto, tra virgolette, scientifiche, già anche le teorie fatte prima sono scientifiche, ma... però ecco, per rispondere a questi gruppi di pseudoscettici che su internet fanno il bello e cattivo tempo, organizzano appelli e purtroppo questi appelli trovano la sponda anche su giornali come Repubblica. Grazie. La risposta per esempio ora la darai, ma già il documento conclusivo ci sarà una parte che sarà dedicata proprio all'argomento del professore Carpentieri, perché nel documento conclusivo ci sarà una risposta, ma non soltanto a parole, ma ai fatti, perché è stato discusso all'interno di quest'aula, mi pare che ci è stata data la possibilità dal punto di vista politico, dal punto di vista scientifico, per affrontare questi argomenti. Chi ha criticato avrebbe fatto bene ad essere presente, ad intervenire e a contestare qui, a posto poi di stare davanti alla barricata e all'indomani cercare di denigrare. Prego, professore Carpentieri, risponda. Ma in maniera telegrafica posso dire che i precursori, tutti e tre i precursori di cui ho parlato, e soprattutto quello neutronico, hanno un margine di alcuni giorni, si va da 1, 2, 3 giorni anche fino a 10 giorni. Anche 10 giorni prima si possono avere i primi segnali di tipo neutronico e soprattutto noi sappiamo acustico ed elettromagnetico. 10 giorni prima del terremoto. Sì, perché sono proprio legati tutti e tre diciamo alle microfessure che poi qualescono e diventano macrofessure, quindi questo avviene nei giorni, ma comunque è un argomento tecnico, questo è solo un flash. L'altra cosa volevo dire, anzi è un piacere di rispondere, perché è stato fatto un articolo, diciamo scientifico, facendo delle critiche ai nostri risultati sperimentali, che in buona parte io ho presentato, la critica era su una piccolissima frazione dei risultati che ho presentato. E voglio dire che abbiamo posto la massima attenzione e quindi è passato qualche giorno, ma abbiamo depositato su ArcSiv la risposta proprio ieri e dovrebbe essere visibile da domani. Quindi cade proprio giusta questa domanda e volevo solo dire che in quell'articolo, può essere interessante per chi l'abbia visto, c'erano due errori fondamentali, uno di geologia e l'altro di statistica. Quello che riguardava la statistica era la confusione tra il concetto di percentuale e di percentuale di una percentuale, che vuol dire la confusione tra 10 alla meno 2 e 10 alla meno 4. Abbiamo cercato di fare chiarezza. Grazie. No, semplicemente riferisco una cosa che potrebbe essere importante per tutti. Io domani vado a Mosca, ho già parlato con il professor Carpentieri. Domani, secondo me, io prenderò contatto con alcune università moscovite, perché sarebbe estremamente interessante mettere insieme le ricerche dei russi con le ricerche che lei ha fatto, perché probabilmente, come ci siamo detti, i russi non sanno quello che è stato fatto in Italia, mentre noi sappiamo quello che hanno fatto loro. Quindi questo potrebbe essere un grande momento, lo dico perché è una cosa pratica. Tra le cose da fare, noi potremmo lanciare questa idea e fare venire qui alcuni di questi per fare un incontro pubblico, perché se le cose che abbiamo sentito qui sono importanti, questa è una notizia vitale, oltre a quelli dello sviluppo economico, della presenza italiana sul terreno della scienza internazionale. Questa è una notizia vitale di interesse pubblico collettivo, sono milioni di persone e se vogliamo usare questo come strumento politico per spezzare, diciamo, il tentativo di ridicolizzare questo discorso, noi abbiamo un'arma molto forte. Tutto lì. Grazie. Un ringraziamento particolare a Elisabetta Zamparuzzi, un ringraziamento particolare a Giulietto Chiesa, un ringraziamento al professor Carpentieri, al dottor Celani, al dottor Germano, al dottor Concezzi. Vi ringraziamo, ora lasciamo la sala e resteranno all'interno della sala il professor Carpentieri, il dottor Celani, Germano, Concezzi e Vassallo, che ringrazio in modo particolare per tutta la disponibilità che ha dato, non soltanto per aiutarmi anche nelle risposte ai vari giornali che ci hanno in questi giorni attaccato, ma anche per la grande sensibilità che ha avuto.
avuto nell'organizzare questo incontro insieme alla mia segreteria, e speriamo che il prossimo incontro sia foriero di ottimi risultati che da oggi in avanti si cercheranno di portare avanti. Vi ringrazio e a rincontrarci nel mese di novembre. Grazie. Vuole che vi formulo le domande? No, prego. Allora, in merito alla prima domanda, quella diciamo la prima domanda che mi ha posto l'onorevole Scilipoldi, e cioè relativa ai terremoti, o meglio, se le emissioni neutroniche da terremoto possono essere considerate dei precursori dell'attività sismica stessa. Beh, la risposta è positiva, a parte che questo si basa su studi di colleghi russi molto importanti, che posso anche citare. Diciamo, in generale io penso che queste emissioni, questi precursori si possono accostare agli altri precursori già noti e in studio, sono attualmente allo studio, che sarebbero le emissioni acustiche e le emissioni elettromagnetiche. Anzi, le tre emissioni sarebbero anche collegate tra di loro, però adesso non c'è il tempo forse di approfondire questo argomento veramente molto interessante. Quindi la risposta è sì, certamente. Poi abbiamo anche il fatto che oggi come oggi si conoscono anche altri precursori messi in dubbio da alcuni, ad esempio il radon. Il radon probabilmente noi pensiamo possa venire nelle zone uranifere appunto dall'uranio stesso, che si scinde in radon 86 come peso atomico e carbonio 6. Il radon poi è, poi possiamo dire radioattivo, e quindi c'è la catena radioattiva di emissione del radon. Questa è una delle cose che sono state anche sollevate riguardo ai proiettili a uranio impoverito, no? Queste, le due cose sono in connessione. Ma per dire anche come è complesso il quadro dei precursori sismici, certamente che una volta messi tra loro in correlazione, un po' come si fa con le previsioni del tempo, insomma, ci sono tanti fattori anche aleatori, però una volta collegati tra di loro danno con un certo margine di sicurezza la previsione del tempo, la pioggia o le altre caratteristiche. Qui non è proprio la stessa cosa, però sicuramente si potrebbero fare degli studi molto seri su tutto ciò. Spero di averle risposto. Mi ha risposto, anche perché potremmo dire che se effettivamente dovesse corrispondere al vero, ma io ritengo, dico questo se condizionale lo mettiamo di prassi, questa è una rivoluzione copernicana che sicuramente chi sta dall'altra parte deve tenere in giusta considerazione, e dovrebbe dare la possibilità agli istituti come al suo di occuparsi ancora di più di questo argomento, fare della ricerca, perché attraverso la ricerca si potrebbero salvare non soltanto vite umane, ma si potrebbero evitare anche catastrofi. Sì, e questa era la prima domanda. Poi alla seconda? La seconda domanda era proprio sulla fusione fredda e sulle relazioni che ci possono essere tra le reazioni di fissione piezo-nucleare e la cosiddetta fusione fredda. Diciamo che io ho sempre seguito con attenzione il fenomeno di studi sulla fusione fredda, proprio perché io come ingegnere nucleare avevo un interesse che veniva da lontano, dai miei studi, almeno giovanili, e quindi ho sempre seguito il settore. Devo dire che adesso, negli ultimi anni, in maniera così contingente, sono arrivato alle cosiddette reazioni piezo-nucleari. Il nesso, non solo io credo ci sia, ma il nesso è un nesso che ci fa dire che probabilmente le reazioni di fissione piezo-nucleare sono sostanzialmente la stessa cosa della fusione fredda, nel senso che, secondo noi, agli elettrodi, che sono sempre metallici, delle attrezzature per ottenere la fusione fredda, avviene il tipo di fissione, cioè di separazione in due parti, no? di separazione in due parti dei nuclei di cui ho parlato. Io nella crosta terrestre mi sono riferito naturalmente al ferro, al nickel, al calcio e al magnesio, se ricordate. Beh, nel caso della fusione fredda io credo che bisogna parlare di nickel ancora, e allora lì abbiamo la fusione del nickel in due atomi, cioè il singolo atomo di nickel si scinde in due atomi, si scinderebbe, ma noi abbiamo la sicurezza in base ai risultati, in due atomi di silicio, oppure il palladio, e questo è stato trovato anche da uno scienziato giapponese di una certa fama, Mizuno,
il palladio può dare, che pesa diciamo al numero atomico 46, hanno trovato poi vanadio in abbondanza, quando prima non ce n'era, e pesa 23, esattamente la metà, oppure titanio che pesa 22 e cromo che pesa 24, cioè questa sarebbe invece una fissione non simmetrica nel secondo caso. Quindi abbiamo anche dal mondo della fusione fredda propriamente detta degli indizi molto precisi per sostenere quello che sto sostenendo io, e cioè che le reazioni di fissione piezo-nucleare sono, non dico l'unica causa perché non lo posso sostenere, ma io penso la causa principale e sostanziale di quel surplus di energia, quindi parlo delle prove calorimetriche che sono le uniche veramente sempre positive, centinaia e centinaia di prove positive al mondo per quanto riguarda la fusione fredda. Quindi i due fenomeni non solo sono collegati, ma stiamo parlando della stessa cosa. Ora, se il mondo scientifico italiano diciamo su questo punto trovasse un accordo, sicuramente l'Italia si porrebbe in una situazione di grande originalità scientifica e anche di predominio scientifico rispetto ad altre potenze industriali mondiali. Quindi questo è un motivo ulteriore, se vogliamo, di riflessione, perché siamo sinceri. Nel momento in cui si fa di tutto per fermare certe ricerche che costano anche molto poco, è chiaro che forse oltre a fare gli interessi di alcuni che non conosco, però sicuramente si fa un danno al nostro paese. Grazie.